Se come ci siamo ripetuti tutto cambierà, la prima essenziale domanda che attende una risposta è: come vogliamo che tutto cambi? Vogliamo ripensare il nostro modo di interagire con il territorio, rimettendo la questione ambientale al centro delle nostre attenzioni e cure? Pensiamo ad un futuro in cui rimangano inalterate le disparità sociali e le povertà economiche? Ci può essere un progetto la cui realizzazione prescinda dalla collaborazione delle comunità straniere, a cominciare da quella cinese, che vivono ed operano in mezzo a noi e tuttora sembrano camminare parallelamente al ceppo principale? Quale mondo futuro vogliamo per i nostri ragazzi, per le nuove generazioni? 4. Queste e tante altre domande ci riportano al cuore del problema e alle necessarie inderogabili risposte che investono noi cristiani e tutte le persone di buona volontà. Interpellano la coscienza e l'intelligenza di ogni donna e uomo liberi e responsabili. È essenziale riprendere in mano singolarmente e comunitariamente il nostro destino, superando comode deroghe, per metterci insieme intorno a un tavolo o a più di uno e comporre il puzzle della nostra città futura che riguarda tutti. Attenzione, le diagnosi in questi mesi si sono moltiplicate, ma nessuno ha individuato ancora una strada maestra sicura e risolutiva. Come accennavo prima, è emersa cammin facendo la parola che indica l'atteggiamento virtuoso fondamentale da adottare, che è insieme. Possiamo insieme leggere la realtà, insieme farci carico dei problemi di tutti e di ciascuno, insieme maturare convinzioni e decisioni da prendere. In questo percorso c'è bisogno di tutti, la politica in primis, le istituzioni pubbliche, c'è bisogno di tutti i credenti, le associazioni di categoria, la scuola, l'università, la ricerca, il mondo della cultura, dell'arte, dello sport, i giovani. La Chiesa Pratese c'è, le nostre porte sono aperte, i nostri tavoli sono disponibili nella libertà e nella distinzione dei ruoli. Questa città che ha le risorse per ripartire e ripartire prima degli altri, come è stato scritto bene, deve fare uno scatto adesso, immaginando il proprio futuro. Come ha detto Papa Francesco, peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla. Ho rammentato i giovani. La Pira amava ripetere sempre che i giovani sono come le rondini che vanno verso la primavera. Voi ragazzi e ragazze spesso non avete reddito, né poteri particolari, né risorse straordinarie se non quelle della vostra gioventù e dei vostri tanti bei progetti. In non pochi casi siete stati derubati del sacrosanto diritto al lavoro. Vi sono rimasti i sogni, non permettete che altri li spengano. Metteteli in campo, non abbiate paura, non vi fate anestesizzare e non vi fate mettere all'angolo. Papa Francesco affermava: oggi ci vuole una primavera, oggi ci vogliono profeti di speranza, profeti di santità, che non abbiano paura di sporcarsi le mani per lavorare e andare avanti. Oggi ci vogliono rondini, siate voi. Voi giovani, ma noi tutti, ritornati giovani per amore a questo mondo nel quale Dio ci ha messo come lievito perché tutto cresca, possiamo pensare, progettare e lavorare perché tutto sia trasfigurato. Vogliamo sporcarci le mani, vogliamo un'altra primavera sociale, economica, culturale, dal volto umano e dal sapore della equità e della giustizia. E così sia.